Ciao, qui Liprandi, oggi vedremo una linea di giocattoli divertentissima che è finita però nel dimenticatoio. Si tratta di una sottoserie delle mitiche Hot Wheels, i Road Wars, qui da noi conosciuti come Road Maniacs, prodotti chiaramente da Mattel a partire dal 1993, ma quelli che vedremo oggi in particolare sono del 95. Mi raccomando, date un'occhiata qui su YouTube, cercate Liprandi, troverete un'infinità di video dedicati ai giocattoli vintage, il vero vintage, non ristampe, no reissues, no reboot, solo il vero vintage originale. Cliccate anche su mi piace che non costa nulla e ci aiuterà a pubblicare altri video in futuro, perché la nostra collezione va avanti da più di 30 anni e non accenna a fermarsi. Allora contestualizziamo un attimo. Hot Wheels è un marchio lanciato da Mattel nel 1968, è passato tantissimo tempo, ed erano, lo sappiamo tutti, le automobiline più belle, le più divertenti e le più veloci sul mercato. Non si sono mai fermate neanche per un istante, ed ancora oggi nei negozi troviamo sempre nuovi modelli di Hot Wheels prodotte ancora bene come una volta. Nel corso di decenni è capitato più di una volta che sotto il marchio Hot Wheels Mattel producesse delle linee di giocattoli un po' diverse, non semplici automobiline ma qualcosa anche in più, e questo ne è un esempio. Nel 1993 lanciò una linea di modellini di automobili a tema post-apocalittico, in sostanza lo stesso futuro distopico che vedevamo nei vecchi film di Mad Max. Si partì con un set di modellini in scala 1,64, quindi piccole automobiline senza piloti, di modelli molto sportivi ma anche distrutti, rovinati, ognuno venduto con una serie di violentissimi accessori ed armi da incastrarci sopra. Successivamente nel 95 però Mattel lanciò una linea di piccole action figure con veicoli grossomodo in scala 1,43 abitabili, di nuovo armate fino ai denti. Oltre alle 8 automobili che vedremo oggi, la serie includeva anche un elicottero piuttosto grosso e poi uno splendido playset che recensiremo, di una statua della libertà ormai diroccata che funge da base operativa per gli eroi della situazione, la Forces of Liberty. Tra lo spot televisivo originale, che era bellissimo, con attori in carne ed ossa truccati per interpretare i nostri pupazzetti, e quello che si leggeva sulle confezioni, scopriamo qual è il contesto in cui dobbiamo giocare. Nel 2017, quindi 22 anni nel futuro, forse ormai è caso di dire 7 anni fa, la nostra società è alla deriva e l'ultimo barlume di civiltà lo troviamo nelle città, che sono però come delle isole separate da un oceano di deserto e distruzione, nel quale il pericolo più grande sono gli agguati dei pirati della strada conosciuti come Road Maniacs, spietati. E l'unica speranza che abbiamo di attraversare il deserto sani e salvi è quello di farci scortare dalle truppe mercenarie della Crash Cavalry. Questi giocattolini sono permeati da una serie di facili riferimenti alla storia statunitense, che qui però non è così familiare. La Crash Cavalry è popolata da soldatini che indossano giubbe blu come i soldati nordisti della guerra di secessione americana, mentre sul tettuccio di una delle auto dei Road Maniacs vediamo quello che sembra una bandiera degli Stati Confederati, gli Stati del Sud che combattevano contro quelli del Nord. Le 8 confezioni base di questa seconda serie di Road Wars avevano tutte la stessa struttura. Includevano un piccolo personaggino articolato, alto poco meno di 4 cm, un veicolo abitabile per il personaggio, armato e corazzato in qualche modo, e poi un lanciatore a molla per scaraventare l'auto. Notiamo differenze organizzative tra i mercenari della Crash Cavalry e i pirati Road Maniacs. I nostri buoni guidano tutti i veicoli più moderni, dagli anni 80 in avanti, e sono tutti quanti armati di lanciamissili, lanciarazzi, lancia qualcosa. Invece i veicoli dei Road Maniacs sono ben più vecchi, risalgono agli anni 50 o primi 60. Loro non indossano uniformi, inoltre le auto invece di sparare qualcosa con dei cannoni sono tutte corazzate con ruspe, trivelle o ruote chiodate. I bimbi che vedevano i nostri Road Maniacs nei negozi negli anni 90 facilmente li assimilavano ai cosiddetti tipi tosti. In realtà si chiamavano Military Muscle Men ed erano prodotti dalla The Original San Francisco Toy Makers nel 1993. Vediamo però che sono pupazzetti molto diversi. I tipi tosti erano un centimetro abbondante più alti rispetto ai Road Maniacs ed erano prodotti con una qualità molto molto inferiore. Il primo che vedremo nel dettaglio è il leader della Crash Cavalry, il generale Buster O'Casey.
Come detto, il personaggino è alto poco meno di 4 cm e sembra il generale Custer sotto steroidi. Indossa la sua giubba blu, guardiamo le sue gambette e ricordiamocele perché saranno le stesse comuni a tutti gli altri personaggi della serie. Anche le sue braccia le rivedremo. Il pupazzetto può muovere le braccia singolarmente ed anche le gambe, ma queste invece sono collegate tra di loro, quanto basta per metterlo a sedere nella sua automobile. Ed eccola qua, ricorda una Porsche 959, ma in realtà non abbiamo copyright di alcuna vera marca automobilistica su queste confezioni, per quanto sia insolito per le Hot Wheels. Riconosciamo un po' di simboli che di nuovo richiamano la guerra americana, come questo spadino, e poi tutti quanti buoni hanno il simbolino CAV sulla loro auto. Questa Porsche è stata corazzata con placche di metallo, abbiamo delle mitragliatrici qui sul cofano anteriore, le ruote sono enormi, chiaramente altri cannoni qui sulla portiera destra e poi quello più evidente, un cannone gigantesco sul tettuccio con due missili rossi. Premendo la placchetta sul fianco, l'automobile scatta aperta e vediamo agli interni c'è un sedile sul quale potremo accomodare il nostro piccolo generale. Voilà, richiudiamo l'auto e saremo in grado di vedere il generale O'Casey lì dentro che la guida all'attacco contro i Road Maniacs. Con ogni mezzo troviamo un lanciatore con il simbolo della fazione a cui appartiene, che darà una scossa elettrica, vedete i simboli degli elettrodi positivo e negativo, in realtà di elettrico non c'è proprio nulla, all'auto e la farà partire ad una velocità incredibile. La velocità non è l'unico scopo del lanciatore, infatti quando colpiremo un'auto nemica sulla placchetta che abbiamo già utilizzato per aprirla, beh, la faremo scoperchiare proprio in mezzo alla strada. Allora, prendiamo il nostro lanciatore, lo mettiamo dietro all'auto del generale e vediamo cosa accade. Wow! Sotto ad ogni lanciatore, sono tutti uguali, abbiamo un piccolo pulsantino che verrà premuto quando appoggeremo il lanciatore a terra. E adesso vediamo come funziona il cannone gigante montato sul tettuccio. I due missili sono riposti ai lati del cannone, ne prendiamo uno per volta, lo incastriamo, stiamo attenti perché c'è questa scanalatura che ci fa capire in che verso dobbiamo inserirlo. E poi adesso il cannone è pronto, premendo il bottoncino cerchiamo di far saltare qualche Road Maniacs. Chissà se sarà sufficiente colpirlo sulla placchetta. No, ci vuole di più. Chissà se sarà sufficiente colpirlo sulla placchetta. Ah sì! A combattere al fianco del generale Buster, e quel nome non è un caso, abbiamo Lucky Eddie. Vediamo che l'unico stampo diverso da quelli del generale Buster è quello del panciotto, che comprende anche la testa, mentre gambe e braccia per lui sono ancora identiche. Significa anche che le articolazioni saranno le stesse, chiaramente braccia che si muovono singolarmente e le gambette sono unite. La Chieddi guida quella che potrebbe sembrare una Nissan Fair Lady, di nuovo un'auto tutto sommato moderna, non è anni 50 o 60 come quelle dei nemici, anche questa è stata corazzata e armata fino ai denti. Riconosciamo di nuovo i simboli dei Crash Cavalry, quindi abbiamo lo spadino qui, la scritta CAV e anche questo scudo. Sempre premendo sulla placchetta l'auto scatta aperta e troviamo un posto dove fare alloggiare il personaggino. Voilà, possiamo anche vederlo attraverso la grata che protegge il parabrezza. Anche Lucky Eddie chiaramente potrà sfrecciare grazie al suo lanciatore uguale a quello del generale Buster. E poi sul tettuccio dell'auto abbiamo un doppio cannone a molla. Lo solleviamo spingendo verso basso la parte posteriore del cannoncino e incastriamo i due missili in plastica gialla. La parte larga deve puntare verso il posteriore dell'auto. Spingiamo e premendo verso il basso la punta del cannone i missili rimarranno incastrati. Ora, se abbassiamo la parte posteriore del cannone, faremo fuoco.
Il prossimo mercenario è Desert Hawk, un nativo americano. Il personaggino ha le stesse gambe dei due già visti, ma il resto è diverso. Le braccia non indossano più le maniche, anzi ha voluto strapparle dalla sua giubba blu per mostrarci questi muscoli giganteschi. E poi chiaramente il torace è diverso, riconosciamo una decorazione tradizionale di nativi americani sul suo petto e poi anche la sua pettinatura. Sulla schiena vediamo lo scudo. Il suo temibile mezzo d'assalto ricorda una Chevrolet Camaro di metà anni 80, la riconosciamo dalla parata dei fanali qui davanti. Molto carina blu, riconosciamo di nuovo i simboli della sua fazione e qui sul tetto un cannone con un rampino gigantesco con una testa d'aquila o di falco. Per aprire il veicolo e far sedere il personaggino, di nuovo premiamo sulla placchetta e voilà, siamo comodi, pronti per affrontare il deserto. Come altri veicoli della serie abbiamo tanti accessori che non hanno vere funzioni, ma potremmo immaginare noi che facciano qualcosa, come questa gigantesca mitragliatrice attaccata alla portiera. E le ruotine girano sempre bene, è fondamentale che queste funzionino, visto che il nostro gioco sarà quello di lanciare l'auto contro quelle dei nemici. E per farlo usiamo sempre il nostro pratico lanciatore. Premiamo per caricarlo e appoggiamolo a terra. È arrivato il momento di usare il lanciarampini di Desert Hawk, il missile è collegato ad una lunga fune e guardatela, è tutta attorcigliata qua dietro, quindi possiamo srotolarla. Abbiamo un bel po' di corda con cui giocare, veramente tanta, quindi potremo forse agganciare un veicolo nemico ed attirarlo verso di noi, oppure potrebbe servirci per recuperare un'auto di un nostro alleato che è caduta in un burrone. Il missile del nostro Desert Hawk è un po' piegato, perciò è difficile lanciarlo propriamente, ma sappiamo cosa aspettarci. Il recupero della fune sarà manuale, però è sempre bello avere tanta corda nei giocattolini come questo. Ed ora tocca a Big Jack McCarver, il quarto ed ultimo della Crash Cavalry. Gambe e braccia di questo personaggio le conoscevamo già, a giudicare dalla sua testa è qualcuno con cui non si ragiona molto. Abbiamo un taglio militare, una testa piatta e quadrata. Stemmino sul petto, niente sulla schiena. Anche il mezzo di Big Jack sembra una vecchia Camaro anni 80, ma non ci lasciamo ingannare, non è identica a quella di Desert Hawk. È quello che viene definito un retooling dello stampo, cioè hanno preso la stessa scultura, l'hanno un po' modificata e hanno prodotto uno stampo che di fatto è nuovo. Questi fregi sul cofano di là non c'erano e non sono incollati successivamente, fanno parte dello stampo, così come faceva parte dello stampo il supporto di questo cannone, che qui invece è diverso. Ritroveremo lo stesso schema anche fra i Road Maniacs, anche per loro abbiamo un modello che è stato utilizzato due volte. Sull'auto di Big Jack leggiamo il suo nome, vediamo tutti i simbolini della Crash Cavalry, lo scudo, il nome è Cav e poi quella che sembra proprio essere una bandiera americana. L'auto è blu, abbiamo stelle bianche e strisce bianche e rosse. Già sappiamo come aprire l'auto per inserire il personaggio. Allora, sono partiti i missili, non ci facciamo caso. Mettiamolo qui e chiudiamo, pronti per l'azione. Ed anche il meccanismo di lancio lo conosciamo già, il lanciatore è sempre uguale per tutti, via! L'auto di Big Jack è armata con un divertente cannone a manovella, non ci lasciamo ingannare, solo una delle tre canne funziona veramente, però abbiamo tre missili gialli, due saranno riposti nei due cannoni superiori, fermi ad aspettare il loro turno, il terzo viene effettivamente lanciato dalla bocca più in basso. È bello vedere come hanno colorato anche questo effetto ruggine e sverniciatura su tutti i veicoli, in particolare secondo me è riuscito su questo cannone. Allora quando abbiamo sistemato la mira e siamo pronti a fare fuoco, diamo un giro alla manovella. Scarface è il capo degli spietati Road Maniacs. Dal pupazzetto riconosciamo molto chiaramente l'ispirazione, adesso sembra veramente uscito da uno dei seguiti di Mad Max. Le gambe le abbiamo già viste su tutti gli altri e sono comuni a tutti, mentre le sue braccia sono ottenute con gli stessi stampi utilizzati per Desert Hawk. Il panciotto invece è nuovo, gli hanno stampigliato un simbolino a teschio sulla fibbia della cintura, è veramente cattivo, uno spunzone bianco sulla spada, capelli a cresta, una barba, insomma, è cattivissimo. L'auto guidata da Scarface è chiaramente un modello americano degli anni 50, molto molto bella. Ora, stando a quanto scritto sul sito Hot Wheels Wiki, è chiaro che una linea di giocatori così importante e famosa abbia un sito di fan dedicato,
Questo modellino sarebbe ispirato ad una Chevy Bel Air del 55. Abbiamo dato un'occhiata però, e il frontalino del giocattolo ricorda piuttosto quello del modello del 1957, che era un po' più largo. Comunque, siamo lì. Molto carina, nera, abbiamo delle toppe di metallo, oltre alle varie placche messe per rinforzare la struttura, un teschio spaventosissimo sul cofano, il simbolo delle picche delle carte con un teschio e Scarface, il nome del personaggio. E qua dietro qualcuno ha scritto Maniacs. L'apertura o lo sfondamento delle auto di Road Maniacs si attiva premendo sul fianco sinistro, mentre tutte le auto della Crash Cavalry si aprivano premendo sul fianco destro. Voilà, abbiamo aperto e adesso qui dentro non dobbiamo fare altro che mettere a sedere il nostro spietato comandante dei Road Maniacs. È un po' buio là dentro, ma è sempre possibile sbirciare attraverso il parabrezza per vedere il personaggio all'interno ed è divertentissimo. I lanciatori Road Maniacs si distinguono da quelli della Crash Cavalry solamente per l'adesivo con il simbolo. Bellino questo disegno. Allora, mettiamo la terra, premiamo e via. Come accennato in precedenza, le auto Road Maniacs non hanno lanciamissili, lanciarazzi di sorta, ma sono tutte armate con mezzi per l'assalto. Qui abbiamo un rullo compressore con un sacco di punte ed è spaventosissimo in metallo. Chiaramente non è vero, è tutta quanta plastica in questi modellini, nonostante siano Hot Wheels, fatta eccezione chiaramente per le molle dei meccanismi. E quando spingiamo l'auto avanti, il rullo si muoverà di conseguenza, girerà, poi è su un braccio articolato, quindi ci permetterà di superare gli ostacoli. Sembra che Mattel volesse risparmiare un pochino sui nemici, perché mi sa tanto che assemblare questa struttura è più economico rispetto a mettere insieme un cannoncino a molla. Certo, questo non impedisce ai Road Maniacs di essere ugualmente pericolosi. King Chrome, per il piacere del nostro caro Rock Wayne, è un omaggio ad Elvis, un personaggio che da sempre è associato al sud degli Stati Uniti. Piccolo così lo hanno semplificato, ma è ancora riconoscibile con la capigliatura, il suo sorrisone e il vestito anche, nonostante per carità braccia e gambe le abbiamo già viste tutte quante, ma il torace con questo colletto alzato ci fa pensare subito al re. Un teschio qua dietro ed ecco il nostro malvagio King Chrome. L'auto di King Chrome ricorda una Cadillac del 59. Questi fanali qui davanti infatti ci fanno pensare alla amatissima Ecto 1. Abbiamo dei buchi di qualche sparo ricevuto forse dalla cavalleria e sul tettuccio questa bandiera ricorda quella degli Stati Confederati. Chiaramente loro non avevano il teschio al centro. Chrome ci fa capire che questa è la sua macchina e poi Maniacs scritto malamente sulle fiancate. Molto carina, placchetta di metallo qua accanto ci permetterà di alzare la parte superiore dell'auto e mettere a sedere il nostro musicista, voilà. Come sempre ricca di dettagli e di colori, in generale metallizzata, ma ci sono varie sporcature, questa sorta di mitragliatrice montata sul posteriore, le ruotine girano sempre molto bene e ne abbiamo bisogno perché ora la lanceremo, chissà quale velocità potremo raggiungere. Sembra che al nostro emulo di Elvis piacciono le lame. Abbiamo una sega elettrica montata qua sulla fiancata, che beh, non fa nulla, questa è statica, e un'altra che invece può girare montata sul cofano. Vediamo quanto può girare velocemente. Parecchio, fa veramente paura. Il terzo di Road Maniacs sarà per noi Abscess. Il personaggino riprende un altro dei cliché di questi futuri distopici da film o anche da fumetto, vale a dire protesi metalliche violente ed ingombranti. Questo gli permette anche di avere un braccino tutto suo speciale, quindi non riciclato da altri pupazzetti della linea. L'altro invece già lo conosciamo, come conosciamo anche le gambette. Le articolazioni pure quelle non hanno nulla di nuovo. L'auto di Abscess ricorda una bellissima Corvette anni 50 e di nuovo non siamo del tutto d'accordo con quanto letto su Hot Wheels Wiki. Lì viene riportato che dovrebbe essere una Corvette del 58, ma il modello del 58 aveva delle coppie di fanali qua davanti. Invece il modello del 56 aveva i fanali singoli proprio come questa, quindi mi sentirei di dire che Mattel ha copiato dalla Corvette del 56 piuttosto. È molto carina, mi piace questo rosso brillante, le fiamme sono un classico anche per lo Twins in realtà, ed è sempre bello vedere le scritte Maniacs Abscess su tutti i mezzi della linea. La placchetta
sulla sinistra per farla scattare aperta, la utilizzeremo fra pochissimo. Hanno decisamente potenziato il motore del mezzo, guardate qui, e abbiamo un po' di piccoli cannoncini e mitragliatrici montati ovunque. Questi sembrano essere proprio dei buchi di proiettile. Premiamo sulla fiancata sinistra, mettiamo a sedere Abses e richiudiamo il veicolo. Voilà! Dopo averlo caricato, premiamo sul lanciatore per far partire il mezzo. È un vero bolide ed il movimento delle ruote anteriori farà anche ruotare questa enorme trivella montata sul davanti. Funzioncina semplice, ma io la trovo molto molto divertente, guardatela così da vicino, è spaventosa e tutta questa sporcatura la arricchisce. Di solito non adoro questo tipo di pittura, ma su questi giocattolini veramente mi ha convinto. E dalla parte di Road Maniacs abbiamo ancora il terribile Skids. Ormai sappiamo cosa aspettarci da questi personaggini, le gambe già le conosciamo ed anche le sue braccia nude e muscolose sono quelle che abbiamo visto su altri personaggi. Al suo petto però vediamo un cranio animale con le corna, lui è pelato, sembra avere un enorme orecchino qui all'orecchio sinistro, insomma anche lui incute timore. Anche l'auto di Skids è simile ad una Cadillac del 59, significa che è un modello molto simile a quello di King Chrome, ma di nuovo lo stampo in realtà è diverso. Infatti l'auto di King Chrome aveva questa struttura sul cofano posteriore che era parte dello stampo, non era incollata. Qui non c'è più, significa che tutto il guscio esterno dell'auto, che è un pezzo unico, è ottenuto con uno stampo diverso. Qui Skids ha modificato la sua pseudo Cadillac montando delle piccole mitragliatrici sul cofano anteriore ed una più grande orientabile sul tettuccio. Placche metalliche ovunque per proteggerlo mentre è alla guida, leggiamo il suo nome Skids e vediamo teschi ovunque e leggiamo anche che lui fa parte dei Maniacs. Premiamo sul fianco destro dell'auto per aprirla e mettere il suo pilota all'interno, voilà! Facciamo un test drive anche per lui, prendiamo il suo launcher, il lanciatore, lo appoggiamo dietro e via. A differenza delle altre auto Road Maniacs, quella di Skids è effettivamente dotata di un'arma con meccanismo a molla. Due giganteschi pistoni montati sulle fiancate spingeranno in avanti questo spaventoso rostro in metallo corazzatissimo. Come funziona? Le due asticelle parallele incastrate dentro i pistoni sono a molla. Le tiriamo indietro finché non si incastrano in posizione. A questo punto dovremo spingere su queste estremità per proiettare il rostro in avanti. Non funziona molto bene, però la struttura non è costruita con la precisione necessaria, quindi sull'esemplare che abbiamo noi fa un po' tanto attrito e non viene spinto in avanti violentemente come vorremmo. In ogni confezione troviamo anche un fogliettino arrotolato che vorremmo fosse un mini comic, un piccolo fumetto. In realtà è molto più semplice. E lo stesso per tutte le confezioni e non racconta nulla, non ci sono vere e proprie frasi, solamente vignette sparse di auto che si tranciano a vicenda, ridono, si sparano e scontrano l'una contro l'altra. Hot Wheels Road Maniacs, Mattel 1995, questa era la seconda serie, quella con i personaggini articolati. Capiamo che mancasse una caratterizzazione estetica veramente forte, insomma non ci stupisce che la linea non abbia avuto veramente successo, però erano veramente divertenti. Noi ricordiamo quando erano nei negozi, non eravamo più bambini, ma di sicuro non ce li siamo dimenticati. Siamo riusciti a recuperarli tutti quanti un paio di anni fa, tutti quanti i veicoli base e anche il playset principale. Ci manca l'elicottero, ma chissà, un giorno magari arriverà anche quello. Le automobiline della prima serie, più piccine e senza personaggi, non vanno incontro ai nostri gusti, ma sappiamo che molti bambini vanno matti anche per le automobiline più semplici. I personaggini sono rintozziti ma ancora ben giocabili e vederli saltare fuori dall'auto quando la colpiamo è sempre divertente. Tutte quante quindi hanno il loro meccanismo a molla, corrono, sono coloratissime, insomma è una linea che potete acquistare con poco se riuscite a trovarli e vi ci divertirete un sacco. Noi di sicuro, presto o tardi, recensiremo anche il loro playset che ha delle funzioni elettroniche veramente divertenti e poi avere un playset di Statua della Libertà diroccata che richiama classici della fantascienza come il pianeta delle scimmie è veramente la ciliegina sulla torta. Allora, se il video vi è piaciuto cliccate qui su mi piace, condividetelo, iscrivetevi al nostro canale Bollino Blu, lì prandi ci sono tantissimi video sui giocattoli vintage. Voi ricordavate questa serie? Fateci sapere qui sotto nei commenti, noi rispondiamo a tutti. Ciao!